parlare non solo di Udinese e Napoli, e in generale di tutto quello che accade nel mondo azzurro, abbiamo in collegamento, e voglio ringraziare subito per la disponibilità, il giornalista, o meglio collaboratore del Roma, Gaetano Brunetti. Ciao Gaetano, ben ritrovato, come stai? Tutto bene? Ciao Raffaele, buonasera a tutti i radioascoltatori. Ti faccio salutare il co-conduttore di questa trasmissione perché sono in compagnia di Federico Mancini, che ti lascio salutare. Buonasera. Buonasera Federico. E ti faccio salutare anche dal vice direttore di napolicalcionews.it, Ciro Gaipa. Ciao, ciao Gaetano. Ciao Ciro, buonasera. Allora, caro Gaetano, parto subito io con la prima domanda. Udinese-Napoli sembra una partita come le altre, ma complice anche un po' con l'orario, quello delle 12:30, e complice anche un Udinese che guarda caso vuole fare la partita della vita. Si prospetta una partita comunque intensa, oppure credi che il Napoli possa fare comunque di un sol boccone della formazione friulana? Raffaele, lo sai come funziona in Italia, quando incontrare il Napoli hanno un piglio diverso dal solito, quindi non mi aspetto un Udinese permissiva come in altre occasioni, anzi, e credo poi che la sosta non sia stata d'aiuto al Napoli, perché De Cani ha avuto tutto il tempo di compattare un po' lo spogliatoio, di dare nuova linfa e nuove motivazioni alla squadra che le aveva perse. Ho capito. Quindi tu dici che questa sosta non è servita granché, anzi il Napoli vive un momento ottimo e... Secondo me è servita più all'Udinese che al Napoli, però ovviamente se il Napoli gioca da Napoli, non c'è avversario che tenga, l'abbiamo visto con Genoa, al San Paolo, con Sassuolo, gli diamo ormai un po' di vantaggio Bella questa. Questa mi piace, anche col Chievo, giusto? Vabbè. è un'abitudine ormai. Vabbè. Beh, se finiscono tutte così le partite, a me va anche bene. Va più che bene. Decisamente. Poi, fra l'altro, con un Higuain in stato di grazia, l'ha dimostrato anche in nazionale. Conti ancora sul Pipita per vincere a Udine, caro Gaetano? Ovviamente, ma il Napoli non è soltanto Higuain, si sbagliano. Higuain è il terminale di una macchina perfetta, però Bello. il Napoli anche Hummels, il Napoli è Insigne, anzi, è la fase difensiva di Gallegos, è un Jorginho monumentale. La verità è che il Napoli diciamo, è una macchina quasi perfetta, se non prendesse quei gol che prende nelle ultime occasioni, si potrebbe definire una macchina perfetta. Beh, se conti che poi la Juve effettivamente sta volando al di là dei favori arbitrali, questo è decisamente un grande Napoli. Poi si può discutere sulle coppe, però i dati parlano decisamente chiaro. Gaetano, ti faccio fare una domanda da Ciro Gaipa di napolicalcionews.it. Ciao Gaetano, allora senti, tu dicevi che il Napoli è una macchina perfetta. Beh, Insigne sta già scaldando i motori perché in nazionale ha preso le misure della porta. Secondo te si può confermare domenica a Udine? Io credo sia uno dei più in forma del Napoli, quindi punto molto su Lorenzo Insigne. Poi diciamo, la convocazione nazionale, secondo me, gli ha dato nuove motivazioni, un nuovo entusiasmo che lo aiuterà a fare ancora meglio delle ultime prestazioni campionate. Penso sia lui, ma appunto anche Suamcic, però. Poi, fra l'altro, per quanto mi riguarda, io ho un debole per questo calciatore, ma da sempre, quindi magari potesse anche lui mettere lo zampino a partire dalla prossima gara, ma non solo, perché poi il Napoli ce n'ha ancora tante altre da disputare. Scusami, in tutti i gol Sì. del Napoli, se ci fai caso, c'è sempre il piedino, lo zampino di Hummels, Piedino fatato, beh. nonostante a volte non sia sempre il solito, in termini di prestazioni, però nelle occasioni migliori c'è sempre la firma di Hummels. Anche col Genoa, se vogliamo, c'è uno di guai che è profittato da un passaggio di Hummels.
Decisamente, decisamente. Beh, ci vogliono tutti i giocatori al top per riuscire nella miracolosa impresa. Io non lo dico perché sono scaramantico e continuerò così fino alla fine della stagione. Ti faccio fare anche una domanda da Federico Mancini, che sono sicuro ha qualche curiosità per te. Sì, allora volevo chiedere a Gaetano. Sì, adesso praticamente la squadra, la parte in attacco, stiamo rendendo al meglio. Abbiamo sempre un punto interrogativo, nel senso che abbiamo Gabbiadini in panchina. Volevo sapere da Gaetano se per il clima prospettico vede che Sarri lo potrebbe utilizzare in altro ruolo, cioè c'è il fatto che c'è un grosso punto interrogativo sul fatto che Sarri non trova un altro posto oltre al fatto di essere vice di Higuain, altrimenti dovrebbe essere ceduto. Quindi volevo sapere una sua opinione sull'utilizzo futuro di Gabbiadini o meno. Proprio Gabbiadini, secondo me, diciamo che l'unica, possiamo dire, l'unica nota dolente del Napoli di Sarri, ma non che sia lui la nota dolente, è che l'allenatore non ha trovato la giusta identità tattica al giocatore in campo. Perché lui, si è capito, lo vede solo vice Higuain, però secondo me Gabbiadini può essere usato anche come giocava Damjanovic alla Sampdoria, esterno al posto di Callejon, all'occorrenza, anche perché poi giocando in questo ruolo contro il Genoa ha fatto vedere che di che parte è fatto anche in questo ruolo. Stava andando più volte a rete partendo dall'esterno, poi salvo poi i miracoli di Perin che gli hanno negato la gioia. Per me Gabbiadini può essere la spina decisiva in questo turno forte finale del campionato. Beh, sperando che effettivamente Sarri lo possa vedere. Diciamo la nostra freccia in più, se viene usato come nel suo ruolo e non solo in quello di vice Higuain, perché al momento fare il vice Higuain è difficile. Ne sa qualcosa poi, fra l'altro anche Duvan Zapata, che sarà l'ex di turno. Chi toglierebbe il diritto dopo tutti questi È una missione impossibile da questo punto di vista. Effettivamente quest'anno sta viaggiando su medie cavaniane, ecco, su medie anche higuainiane, ecco, in stile Real Madrid da questo punto di vista. Certamente Higuain era Higuain già ai tempi del Real, non lo scopriamo noi. Assolutamente, ce lo godiamo. Anche nelle passate stagioni, in due stagioni aveva fatto 50 gol, ora quest'anno si è superato, quindi decisamente. Decisamente. Ma a proposito di Higuain, è stato oggetto di discussione fra Mediaset e il Calcio Napoli. Gaetano, tu da questo punto di vista condividi questa polemica degli ultimi giorni oppure bisogna guardare avanti con nonchalance? Io penso, hai detto bene tu, penso si debba guardare alle ultime 8 finali da giocare, perché non dobbiamo sprecare energie su cose ipotetiche e non fatti concreti, quindi sarà importante concentrarsi sulle partite che verranno e non perdere terreno sulla Juve in attesa di, sogniamo tutti un passo falso degli Juventini, no? Tu te l'attendi già dalla partita con l'Empoli oppure forse più avanti? Però l'Empoli è una squadra che ha espresso ben calcio quest'anno, tutto è possibile, la palla è rotonda, l'ha detto detto a lei. È vero. Stiamo a vedere, vediamo cosa accadrà. Speriamo bene da questo punto di vista. Gaetano, prima di ringraziarti e salutarti, se hai dei saluti da fare e se vuoi ricordare, ecco, come è possibile seguirti, io ti lascio ampio spazio. No, io ringrazio voi per avermi chiamato e dato la possibilità di esprimermi sul Napoli e spero che ovviamente questo
questo sogno si tramuti in realtà quanto prima, perché non ne possiamo più che aspettare. È una lunga. È una lunga e poco piacevole attesa, ecco, decisamente. Gaetano, io prima di salutarti faccio un'ultimissima, velocissima domanda. Io so che sei anche un grande estimatore di una colonna napoletana che purtroppo ci ha lasciato tanto tempo fa. Voglio chiederti, mi è strano, ecco, dal contesto un attimo calcistico, voglio farti questa domanda. Il periodo musicale, quello attuale italiano, sta vivendo un momento di talent, ecco, anche se forse ce n'è davvero poco, ma di futuri Pino Daniele ne troveremo mai o ci dobbiamo godere quello che ci ha lasciato? Io penso che parli con me, che ci siamo incontrati all'ultimo concerto e ai noi è stato l'ultimo, perché non credevamo che non credevamo che ci, però purtroppo dico al momento non c'è tanto a livello artistico, dobbiamo goderci quello che ci ha lasciato. Lui musicalmente è come Maradona nel pallone, che bello. Sono le, come hai detto tu, le ultime colonne, era l'ultimo vanto di Napoli a livello musicale, perché ha lasciato un mondo, lui era un mondo. Ricordiamoci quello che ci ha lasciato in attesa, speriamo per le nuove generazioni nasca qualche altro che lo emuli. Qualcuno che comunque possa dare un grosso contributo. È vero, decisamente. E non ci resta che goderci appunto tutto quello che ci ha lasciato Pino Daniele, così come tanti altri grandi artisti napoletani. Io, Gaetano, ti voglio ringraziare e ti auguro un buon proseguo. Buonasera a tutti. Ciao Gaetano, grazie dell'intervento. Buonasera a tutti i radioascoltatori.